La sera del 26 gennaio 1901, attorno all'Hotel Milan, tutto un popolo vegliava. Mentre un parroco, quello di San Fedele, che aveva confortato anche gli ultimi momenti di Alessandro Manzoni, recitava le preghiere degli agonizzanti. Verso la mezzanotte il viso impallidì, il respiro si fece più breve, più affannoso. Alle 2:50 il medico Grocco, in lacrime, si chinò sul viso immobile e baciò la fronte. Dopo 50 anni il velario è ancora aperto sull'ultima dimora del grande. Perfino le umili cose che gli ebbe a toccare sembrano avviate anch'esse a una sorta di immortalità. Nato fra gli umili, Verdi agli umili pensò nel suo testamento, in particolare ai musicisti poveri, e tenne a dire che essi non erano ricoverati, bensì i suoi ospiti. E gli ospiti con la sua musica pregano per peccatore, per l'innocente, per debole oppresso e per possente. Ave Maria, piena di grazia, eletta fra le spose, le vergini sei tu, sia benedetto il frutto, oh benedetta, di tue materne viscere. Sessantacinque anni or sono cantai la Traviata alla presenza di Verdi e ne ricevetti un bacio in fronte. Forse questa invece pensa al giorno in cui un coro di 500 voci, alla presenza di 200.000 persone, intonò «Va pensiero sull'ali dorate», mentre si riunivano nel riposo eterno Giuseppe Verdi e Giuseppina Strepponi, colei che nella prima La Scala del Nabucco cantò «L'io t'amava» della schiava Abigail con tanta passione che il compositore se la portò via con sé. Per 40 anni la Strepponi, operosa e vigile, coadiuvò l'incessante attività di un artista, alla cui mente prodigiosa corrispose una mano che Verdi stesse a modo definire abbastanza forte da piegare la nota come desidero e abbastanza sicura per ottenere ordinariamente gli effetti che immagino, quelli della morte, come nella messa da Requiem. Quelli della vita, come nel Falstaff. Tutto nel mondo è burla, il sale amaro questo che insapora sempre il genio. E durante i riposi nella villa di Sant'Agata, il vegliardo dove spesso andare con la mente dubbiosa ai supremi misteri. E forse l'accompagnò anche il rimpianto per l'infanzia felice, quando tutto il mondo è nella casa natia e nella chiesa. Certo, quando egli suscitava da ragazzo le prime note da quest'organo, non immaginava che un giorno, domandandosi cosa facciamo nella vita, avrebbe scritto, stringendo bene tutto, la risposta è una, umiliante e tristissima. Nulla. No, la risposta è ben altra per lui. È vera ogni giorno di più. Egli pianse e amò per tutti.